Ciao a tutti, sono Isabel Vega e qui vi sto presentando un rituale per togliere l'ossessione. Una cosa nuova che magari vi può interessare perché è stata studiata da me con questo cero nuovo e vi voglio spiegare alcune cose perché tante volte mi fate delle domande e adesso vi voglio dire alcune cose. Allora, innanzitutto qui l'abbiamo già preparato in modo che voglio darvi alcuni consigli. Allora, vi voglio fare vedere questa cera. Questa cera è molto potente e agisce con tre micce. La prima in alto agisce proprio sulla testa e l'altra focalizza praticamente la mentalizzazione di dove praticamente si concentrano le parole, di dove può agire con tutto quello che viene concentrato nella testa, dove si concentrano praticamente, si fissano i pensieri. Allora, abbiamo messo degli oli praticamente per togliere. E vedete come sta saggendo questa fiamma qui per levare già. Quindi sta già mandando via. Sta già eliminando questa fiamma e sta agendo anche quest'altra parte. Poi si mette una candela nera, che il nero non è assolutamente un colore negativo, come sicuramente tanti di voi sapranno. Si possono usare degli oli esoterici come il Volteo, può eliminare. O Arasa brujeria per togliere, che eleva le cose negative e sta eliminando ogni tipo di cosa che sta sentendo. Lo sta facendo anche molto velocemente. Tutte le cose che si sentono, logicamente. Come polveri, ogni tipo di polvere che è adatta a cose di fattura, guardate. Anche la polvere dell'angelo San Michele Arcangelo va benissimo, la polvere di San Cipriano va benissimo, l'olio di San Cipriano va benissimo. Ogni tipo di polvere che elimina i pensieri che magari è stato fatto qualcosa, come la polvere. Guardate da quest'altra parte.
poi si unge praticamente dal basso verso l'alto, verso lo stoppino per iniziare, quindi dal basso verso lo stoppino per eliminare, così si inizia. Si dice l'orazione che troverete praticamente dentro il cero e così inizierebbe, inizierete a fare questo cero. Guardate il fumo che sta eliminando. Potete usare anche la polvere che sta nel sito, che è la polvere dimentica, che va benissimo per dimenticare ogni tipo di cose ne negative che stanno lì, magari sulle fissazioni di una persona. Quando si scrive il pergamino che avete messo i dadi della